le donne sempre più protagoniste nelle Proluco. Importante convegno che si è svolto qui a Trivigno, molti spunti e molte le riflessioni. Sì, in effetti il ruolo delle donne all'interno delle Proloco in Basilicata è un ruolo fondamentale, perché abbiamo molte presidenti di Proloco donne e soprattutto anche all'interno del Comitato Umpli Basilicata abbiamo una buona presenza femminile, più che altro una presenza non tanto di numeri, in quanto in comitato, se non ricordo male, abbiamo solamente due donne come consigliere, però una presenza come contenuti ed effettiva, perché sono in realtà delle vere promotrici di eventi e sostenitrici di eventi. Invece, perché che riguarda proprio il ruolo delle donne in Proloco, a parte le donne presidenti di Proloco, abbiamo anche un sacco di donne nei direttivi, un sacco di donne che svolgono il servizio di segretariato all'interno della Proloco, che non è un ruolo da meno rispetto al ruolo di presidente, e soprattutto abbiamo tantissime donne che sono il vero e proprio motore delle Proloco, soprattutto lucane. Ci parli della tua Proloco e delle attività che fate durante l'anno? Allora, la mia Proloco è la Proloco di Castel Saraceno. È una Proloco atipica perché, numeri alla mano, al momento abbiamo 29 soci maschi e 16 socie donne, femmine. Il dato può essere, tra virgolette, allarmante, ma in realtà non è così, perché dopo 16 anni dalla sua costituzione finalmente abbiamo una presidente Proloco donna. In passato le donne hanno avuto ruoli in ambito del direttivo, quindi come segretari, come vicepresidenti, ma soprattutto anche nella Proloco di Castel Saraceno la donna viene ad essere il motore della Proloco, però ovviamente se non fosse coadiuvata dall'aiuto maschile potrebbe fare ben poco, un aiuto maschile soprattutto da un punto di vista fattivo, perché la donna appunto non può avere la stessa forza nel fare alcuni eventi rispetto all'uomo. In particolare uno degli eventi più importanti della mia Proloco è il rito arboreo in onore di Sant'Antonio da Padova, l'Andenna, che si svolge le prime tre domeniche di giugno. È un lavoro sia di braccia, perché è in realtà un albero che viene ad essere preso all'interno del bosco favino per poi essere trasportato in paese per Sant'Antonio, in onore di Sant'Antonio da Padova. Il ruolo quindi del maschio viene ad essere un ruolo di forza, il ruolo della donna viene ad essere il ruolo più conviviale, anche se in realtà è anche da un punto di vista fattivo proprio nell'organizzazione dell'evento stesso. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto a Vito per l'invito di stasera e a tutti i presenti. Io, come ha detto Rosa, farò un breve scurso. Forse il microfono è spento. Sì. Forse spende il microfono. Ah, è acceso. E farò un breve scurso storico sul ruolo delle donne, ovviamente poi concentrandomi sul nostro ruolo, cioè quello delle donne in Proloco. Volevo iniziare non tanto da lontano, ma volevo iniziare dall'ONU, perché come le Proloco è comunque un'associazione molto molto importante, quindi forse la vedo importantissima. L'agenda ONU 2030 fissa al quinto posto tra i propri obiettivi per lo sviluppo sostenibile il raggiungimento effettivo della parità di genere. Si parla tanto in questo momento di parità di genere e ruolo delle donne e sembra quasi superfluo ribadire il concetto che le donne abbiano pari diritti e pari opportunità rispetto agli uomini. Eppure, dalle cronache quotidiane emerge che purtroppo i progressi culturali non sono susseguiti fatti. Abbiamo tantissimi casi di femminicidi, tantissimi casi di poche donne che assumono ruoli manageriali importanti, e proprio sentivo ieri che Papa Francesco ha ribadito che vi è ancora una tanta disparità tra uomo e donna. Le prime conquiste nella tutela dei diritti delle donne hanno preso avvio all'interno del pensiero liberale e democratico, approdando innanzitutto al riconoscimento del diritto all'istruzione, al diritto di voto in Italia. Mi piace molto sottolineare il riconoscimento del diritto di voto in Italia, perché penso che sia una delle più grandi conquiste che hanno avuto le donne, e infatti le donne votano in Italia la prima volta il 10 marzo del 1946, l'accesso alle libere professioni nel 1919, il primo avvocato donna in Italia, l'avvocato Poetta alla fine del 1800, tant'è che chi non conoscesse questa, i non addetti ai lavori che forse non conoscono questa storia, vi è anche su Netflix ora una serie dove si parla di questo avvocato, quindi è stata un pochettino questa prima donna avvocato quasi alla ribalta grazie a Netflix.
Se in ambito lavorativo abbiamo queste grandi disparità tra uomo e donna, fortunatamente in ambito proloco questa disparità non vi è. Vi faccio un esempio molto pratico. A me piace parlare, a parte del Comitato Umbria Basilicata, mi piace anche parlare tanto della mia proloco. La mia proloco è la proloco di Castel Saraceno. È comunque una proloco relativamente giovane, ha solo 16 anni, rispetto a proloco che sono attive da più di 50 anni, la mia è ancora adolescente, diciamo così. Dopo 16 anni, per la prima volta, abbiamo visto una presidente donna eletta lo scorso anno. Il dato tesseramento ad oggi è di 29 uomini, me lo sono segnato, e 16 donne, quindi sembra una disparità di genere fortissima. In realtà non è così, perché a parte la presidente donna, abbiamo donne che hanno sempre ricoperto ruoli importanti all'interno del direttivo, da donne che hanno ricoperto il ruolo di vicepresidente, donne che hanno ricoperto il ruolo di segretario, donne che hanno ricoperto ruoli di consigliere all'interno del direttivo. Pierfranco mi sorride perché sa che ho fatto il segretario per tantissimi anni nella mia proloco, infatti ci siamo iniziati a conoscere prima del comitato come segretario della mia proloco, e quindi un po' di anni fa. Le donne all'interno della proloco vengono ad essere importanti da un punto di vista organizzativo soprattutto, semplicemente perché le donne forse hanno una maggiore eleganza e delicatezza, mi piace definirla così, nel trasferire nelle comunità le competenze acquisite e renderle facilmente fruibili a tutti. Questo è un dato che appunto io ho potuto constatare dal vivo nella proloco dove vivo. Infatti nelle varie attività legate all'associazione, oltre alle attività proprio statutarie, emerge dalla gestione femminile una maggiore sensibilità rispetto ad attività solidali e di coesione sociale. Per esempio, una tra tutte le campagne di raccolta fondi a favore di OGN, queste sono promosse e gestite da donne. Una delle ultime è stata quella del WWF Italia, per il progetto Oasi Verdi. Abbiamo fatto una raccolta fondi per gli ospedali pediatrici in Italia, insieme ad altre 1600 piazze in Italia, questa si è svolta ad ottobre del 2022. Il progetto delle Gardene, svolto domenica scorsa in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Inoltre, anche sulla promozione per esempio del rito arboreo, un rito che si fa a Castel Saraceno il mese di giugno, il fatto di avere una presidente donna, abbiamo constatato che la presidente donna ha reso questo rito più vicino, tra virgolette, alle famiglie. Mi spiego, non prima, cioè le famiglie hanno sempre partecipato, però il fatto di vedere una donna come presidente, forse il sorriso della donna ha permesso di avvicinare di più la famiglia alla gestione di questo rito e proprio a vivere il rito nel senso pieno. Concludo il mio intervento, come promesso a Vito era molto breve, perché ho preferito fare un intervento breve in quanto vi è un'ampia platea di relatori, ma anche perché poi parlare del ruolo della donna, ridire un forte escursus storico, ridire sempre, poteva sembrare una cosa già detta, allora ho preferito partire da lontano però essere concreta. E concludo dicendo solamente che il ruolo della donna nel mondo associativo è uno step aggiuntivo, in quanto non è più in gioco una questione di diritti da parte del genere umano, ma una questione di responsabilità da condividere uomo-donna, affinché ci sia un bene futuro che è sicuramente sempre migliorabile, però se si viaggia insieme uomo-donna, sicuramente lo è migliorabile nel miglior modo possibile. Grazie.